Ecco, credo siamo online in questo momento. Sono Elena Corengia, sono consigliere delegato alla cultura per il comune di Cermenate. Siamo in diretta dalla pagina Facebook della Biblioteca di Cermenate. Vi do il benvenuto a questo primo incontro con gli autori, una delle iniziative che fa parte del nostro Maggio dei Libri di quest'anno. E questa sera abbiamo come primo ospite Primula Galantucci, autrice del libro Accade tutto in un attimo. La saluto intanto, le do il benvenuto, la ringrazio per aver accettato il nostro invito e vi ricordo semplicemente che abbiamo messo in atto una serie di iniziative che si svolgeranno appunto online, visto il periodo eccezionale in cui ci troviamo. Ospiteremo altri autori durante le prossime settimane. E abbiamo organizzato anche un laboratorio per i bambini che sarà in diretta sempre dalla pagina Facebook della biblioteca il 30 di maggio. Non mi dilungo oltre perché la serata è interessante e sarà sicuramente intensa, quindi do il benvenuto a Primula Galantucci. Tecnica di questa bellissima iniziativa e anche Alessia che ci siamo scambiati le mail per coordinare il tutto. E poi Alida e Armidina delle Sfogliatelle che questa sera mi intervisteranno. Sono molto orgogliosa di avere loro come intervistatrici perché io le conoscevo già da parecchio tempo. Loro intervistano tutti i grandi scrittori e sono sempre andata a seguirle nelle varie interviste che ci sono state. E quando ho saputo che anche io sarei stata intervistata da loro, sono stata veramente molto contenta. Poi ringrazio voi, tutti gli ascoltatori, che stasera so che sarete veramente tantissimi. E buon ascolto e grazie a tutti. Aspettiamo che arrivino le Sì, nostre arrivano. Alida e Armidina. Eccole. Ciao, io sono Armidina, buonasera a tutti. Aspettiamo Alida. Buonasera, buonasera. Eccoci. Siamo in attesa Io della non quarta vedo, ci sono? sessione. Alida, stai comparendo piano piano, come una magia, vediamo. Stiamo aspettando che ovviamente qualche problema tecnico è giusto che ci sia, perché sennò diventa una cosa un po' noiosa, no? Senza, ecco, io al limite posso intanto, ecco Alida, che non è arrivata. Allora, niente, io prenderei un attimo la parola, visto che intanto si risolvono i problemi di connessioni varie. Presento rapidamente Noi Sfogliatelle, la nostra è un'associazione culturale, già da prima community letteraria e siamo molto attivi nella zona della Brianza. Siamo anche itineranti, in particolare ci muoviamo tra Cantucci e Ermenate, con la biblioteca di Cermenate abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione perché appunto con loro stiamo organizzando alcune attività. Una di queste è quella che riguarda le Blile Co, che sono le libere letture condivise in biblioteca, quindi una volta al mese ci si trova in biblioteca parlando di un libro. Adesso con lockdown e tutte queste problematiche, le Blile sono diventate Sky Le Co, per cui facciamo le connessioni tramite Skype e quindi ci troviamo lì e parliamo di un libro. Noi abbiamo la pagina Facebook Le Sfogliatelle, siamo anche su Instagram, facciamo molta attività social,
però siamo anche molto sul territorio, quindi come diceva anche Primula prima, ci piace molto quello che è l'incontro con gli autori, l'incontro con i lettori e fare incontrare queste due comunità che poi sono anche un po' la stessa cosa, perché ovviamente chi scrive è anche solitamente un forte lettore. Siamo in attesa di ritornare ai nostri incontri di persona, perché poi alla fine del tempo, e quindi insomma è comunque un qualche cosa che noi vogliamo ritrovare presto, quindi poi Primula ritorneremo anche ai nostri incontri. Volentierissimo. Ecco, quindi questa cosa qui, insomma, ritorneremo più attive che mai a livello fisico. Poi ci occupiamo anche di tutta un'altra serie di cose che facciamo anche offline, insomma online, scusa. Allora, io intanto che aspettiamo che arrivi anche Alida, io intanto, se sei d'accordo, Primula, inizio a parlare un attimo di te. Certo, e leggo, sì, sì. E racconto chi sei, poi se c'è qualche cosa che ritieni di aggiungere, intervieni pure. E, certo, certo. E mi farà solo piacere. Allora, Primula Galantucci è nata a Como e vive in una piccola cittadina della provincia. Ama la sua città e per questo motivo la cita nelle sue opere, spesso ambientate sul lago. È appassionata di scrittura già dai tempi delle scuole elementari, vince una borsa di studio a 8 anni per un tema intitolato Lo schiaffo del vento. Te lo ricordi, ma sai proprio tema? Tu? Sì, mi ricordo questo episodio, mi ricordo che mi aveva chiamato la mia maestra dicendomi Primula, il tuo tema ha vinto, perché partecipavano tutti gli istituti a questo concorso. Hai vinto tu e io, contentissima, l'ho detto a mia mamma. Praticamente avevo vinto la borsa di studio che consisteva in un viaggio negli Stati Uniti, una somma in denaro che non mi ricordo quanto, e una fornitura di quaderni, penne, matite. Allora mia mamma ha detto in aereo non andiamo e quindi la lasciamo a qualcun altro. La fornitura, il denaro che avevo vinto lo lasciamo ai meno abbienti, quindi ai bambini che magari non avevano molti soldi da spendere, e tu tieni solo i quaderni e le matite. Praticamente la fornitura di quaderni, matite, penne mi è durata fino alle scuole medie, perché erano tantissimi. Il viaggio sarebbe stato bello, però a quei tempi poi si viaggiava poco, mia mamma non andava in aereo e abbiamo rinunciato un po'. Però è stato bello perché la mia maestra poi mi ha portato, mi ricordo queste scene, mi portava in tutte le classi a dirgli ha vinto Primula, così e tutti ecco, contenti. Ma te lo ricordi, Primula, te lo ricordi quel tema lì? Ce l'hai una copia da qualche parte? No, purtroppo no, perché poi ovviamente dalle scuole elementari in avanti tutto si è perso. Mi ricordo soltanto che parlava la frase che la mia maestra poi continuava a dire in tutte le classi, diceva che mi affacciava alla finestra e il vento mi schiaffeggiava, quindi la mia maestra ha detto come hai fatto, ero forse in terza elementare, come fai a scrivere una cosa così bella, questa scena, questa metafora che il vento, non mi ricordo esattamente il tema, come fosse. Ma per non avere non aver conservato, peccato, potrei riscriverlo però tema, potrei riscriverlo pensando non so se tu hai tenuto diari o cose del genere. A me succede spesso quando vado a rivedere le cose dell'infanzia perché quando ero cercando di ricordare quello che era la tua sensazione. Ecco, continuo dicendo che appunto Primula partecipa a vari concorsi poetici con successo. Ci sei? Sì, era sparito l'audio, ok. Pronto? Non ti sento più. Sì, ho partecipato a vari concorsi. Mi sentite? Ok, ascolta, proseguo. Sì. Adesso proseguo. Sì, io ti sento, spero anche gli altri. Adesso sì. Difficoltà tecniche e quindi sì, vediamo insomma, come riusciremo a venirne fuori. Più adesso perché sì. Alida so che va collegata ancora. Ok, Primula ha frequentato un corso di scrittura creativa a Como che le ha offerto nuovi spunti di approfondimento per continuare con la stesura delle sue opere. Il suo romanzo di esordio, Accade tutto in un attimo,
è stato pubblicato da Chiado Books nel settembre del 2018. Per lo stesso le è stata conferita una menzione d'onore del Premio Internazionale di Letteratura Montefiore, indetto dalla Regione Emilia-Romagna nel 2019, e l'inserimento all'interno del libro Premio Internazionale Salvatore Quasimodo Racconti. Imprenditrice, titolare di un'agenzia assicurativa e di un'agenzia di pratiche automobilistiche, situate nelle province di Como e di Lecco. Ecco, un'altra cosa molto curiosa di Primula, che è appassionata di musica, ha studiato pianoforte e esatto. Tanto jazz. Sì. Jazz. Infatti, jazz. Anche nei miei libri parlo spesso di questo tipo di musica. Anche in Accade tutto in un attimo c'è un episodio che descrivo un brano che mi piace tanto, Autumn Leaves. Anche nel secondo libro, c'è proprio nel secondo libro che sta uscendo in questi giorni, descrivo proprio un concerto che sono andata a vedere a Villa Geno a Como, dei musicisti che sono tutti miei amici ormai, che hanno suonato lì qualche anno fa. Bello, bellissimo. Oh, vediamo Alida, eccola qua, la sfogliatura numero ciao, uno. Ciao Alida. È arrivata. Scusate. Siamo, dai, un po' di suspense tecnica ci vuole, perché sennò, ripeto, ci annoiamo. Allora, no, presentato il cellulare, perché col PC non riuscivo. Ok. Allora, Alida, ti aggiorno, non so se hai seguito, se sei riuscita a sentire quello che è successo fino adesso. Abbiamo presentato Primula, ho detto due parole sulle sfogliatelle. Ecco, un'altra cosa che non ho detto delle sfogliatelle, noi ci chiamiamo così perché è voce del verbo sfogliare. Siccome in ogni caso le sfogliatelle sono un dolce spettacolare napoletano. Buonissimo. Spesso alle nostre presentazioni, la diciamo questa cosa qui, e spesso alle presentazioni ci sono le sfogliatelle anche. Infatti mi ricordavo e a me è toccata online. Ti facciamo ingolosire, è giusto, è il nostro marchio, è giusto anche insomma ingolosire chi viene a trovarci, insomma. Allora, io direi che a questo punto possiamo passare al vivo della cosa, sì. No? Cosa dice Alida? Siamo pronte con il libro? Abbiamo il libro alla mano? Eccolo qua. Libro alla mano. No, io volevo innanzitutto ringraziare Primula. Grazie a voi. Perché ci siamo incrociate svariate volte, però fino alla fine siamo riuscite a fare questo incontro, grazie anche alla Biblioteca di Cermenate, che diciamo che è un po' la nostra biblioteca preferita, anche perché per chi non la conoscesse è molto bella, è una delle biblioteche più belle in assoluto, quindi noi abbiamo un debole per loro e facciamo un po' di cose con la Biblioteca di Cermenate. Io volevo iniziare, cioè, non ti voglio rubare tempo, vorrei che tu parlassi, perché possiamo dire un bel po' di cose su questo libro. Io l'ho definito, parlando con le altre nostre amiche, un libro necessario, perché alcune volte la scrittura ti aiuta, ti cura, ti aiuta a guardarti dentro o a guardarti dal di fuori, magari con un po' di distacco. Ecco, la genesi di questo libro è un libro autobiografico, però se tu vuoi raccontarci, non so se io non ero collegato, se già l'hai detto, un po' la genesi di questo libro. Sì, come... non ho ancora detto nulla. Sì, praticamente come giustamente hai detto tu, è un libro che serve anche come insegnamento. Io nel momento in cui ho iniziato a scriverlo, sempre ovviamente parlo dell'incidente che ho avuto io nel 90, dove sono rimasta orfana dei miei genitori, però nel momento in cui abbiamo avuto l'incidente abbiamo avuto un frontale con un camion, ho visto il camion, poi non ho visto più niente, mi sono ritrovata in ospedale. E da lì poi pian pianino ho notato tante cose strane che non mi quadravano con quello che mi diceva gli infermieri e la gente che veniva a trovarmi, finché non sono riuscita a scoprire cos'era successo veramente. Perché prima io sono stata operata perché ho rotto il femore e prima dell'operazione i medici non volevano che io sapessi quello che era successo davvero. Quindi poi sono riuscita a scoprirlo ed un po' è stato per me come non accettarlo. Non accettare questa cosa di cui sono venuta a conoscenza senza essermene resa conto davvero, perché io sono svenuta nell'incidente. Poi nel corso degli anni era una cosa che comunque ho sempre sognato di fare, la volontaria in Croce Rossa. Nel corso degli anni poi ho deciso davvero di approcciarmi
al corso perché inizialmente lavoravo a Como e abito a Bregnano ed era, arrivavo a casa tardi ed era un po' complicato seguire i corsi in Croce Rossa, negli orari non ce la facevo. Poi successivamente sono andata a lavorare a Lomazzo, part-time peraltro, per cui al pomeriggio mi sono finalmente iscritta al corso, che casualmente nel libro lo descrivo, ho visto dove si trovava la Croce Rossa di Lomazzo, era proprio vicino al posto dove lavoravo io, che non avevo mai visto. Quindi un giorno c'era lo striscione, cerchiamo nuovi volontari, sono entrata a chiedere, poi ero un po' spaventata dalle ambulanze perché mi veniva da piangere, perché mi facevano ricordare quello che mi era successo. Ma diventare una volontaria per me era un traguardo, un po' come superare il mio trauma, perché vedere l'ambulanza mi faceva star male, ma un po' è stato anche perché aiutare gli altri, soprattutto nel momento, nel soccorso in emergenza, per me era un po' come soccorrere i miei, che da quel momento in avanti io non avevo più visto. Per cui ho iniziato a frequentare il corso non sapendo se avrei potuto arrivare alla fine del corso, perché il corso in Croce Rossa, poi un pochettino lo descrivo nel libro, va avanti per step. Quindi all'inizio non vai subito in soccorso in emergenza, perché chiaramente devi apprendere come soccorrere tante cose. Quindi un po' alla volta si ha il tempo anche di capire se si vuole continuare ad andare avanti, o se ci si vuole fermare, magari fare solo l'accompagnamento dei bambini disabili a scuola, tutte cose che facevamo, ad accompagnare gli ammalati oppure le persone in ospedale a fare una semplice visita, o idealizzati che vanno periodicamente in ospedale, finché nell'ultimo proprio step si arriva a fare l'esame col 118 e ad uscire in emergenza sugli incidenti, in tutto quello che succede. E io pian pianino mi rendevo conto che ogni step riuscivo a superarlo e volevo provare. Quindi sono arrivata alla fine o con l'esame del 118, ancora prima di finire mi hanno fatto uscire come quarto dell'equipaggio in un servizio in codice rosso e purtroppo c'era un signore che ha avuto un infarto, quando siamo arrivati era già morto. E lì ho visto questa scena e ho capito che avrei voluto continuare, perché noi volontari abbiamo sempre in mente di arrivare in tempo, di riuscire a salvare qualcuno e di casi, poi ce ne sono stati tanti. E non ho mai visto il caso come una cosa che mi ha spaventato nel momento in cui ero dentro nella cosa. Uscivamo, sapevamo già. Il 118 ci chiamava, ci diceva dovete andare perché c'è questo e quest'altro, ma non c'è mai stato un momento di sconforto per dire non ce la faccio, non voglio andare. Andavamo senza pensare, solo pensando che dovevamo intervenire al più presto. Poi magari ci pensavo alla sera perché ho visto davvero di tutto, cose che comunque rispetto alle persone, tutto non ho voluto parlare degli interventi brutti che ho visto, ma ne ho visti davvero tanti. E la cosa che mi stupiva è che ogni volta non pensavo a quello che avrei visto, magari ci pensavo poi alla sera, quando arrivavo a casa e dicevo, mamma mia, ho visto questa cosa qua. Ecco, queste cose non le ho descritte anche per rispetto e per non spaventare i lettori, comunque ho descritto cose belle, cose simpatiche. No, Ecco, è l'unico vero. servizio, ma sì. No, perché proprio questo si riallaccia proprio alla mia seconda domanda, perché io penso che tu in questo libro non sei proprio entrata nel dolore, cioè nel racconto Certo. del dolore, sei stata, l'hai fatto in maniera molto delicata, sia perché è una cosa tua personale, privata, penso, è quello che penso io, Sì, sia perché perché... piangevo a scriverlo. Anche a quello che ho scritto mi ha fatto molto male. È stata un'autoanalisi questo libro. È vero, è vero. Però quello che, per chi vuole comprare questo libro, quello che si trova in questo libro è la tua rinascita. E una frase che mi è piaciuta molto, che tu hai scritto, è: come possiamo essere degli eroi e non riuscire a fare nulla per gli altri? Ecco. Tu hai elaborato un lutto così doloroso e ti sei curata scrivendo un libro, però hai fatto anche questo, ti sei iscritta alla Croce Rossa come volontaria e quindi racconti anche questo percorso che non tutti conoscono. Il libro è scritto su due livelli, Sì. non vi vedo più, è normale. Io sì,
Ah, poi vediamo, poi vediamo. Essendo autobiografico, ho scelto una forma che non annoiasse troppo il lettore, perché un conto una persona conosciuta scrive la sua autobiografia, non lo so, una persona dello spettacolo parla di sé, ma tutti la conosciamo. Una persona sconosciuta, peraltro, alla prima esperienza letteraria, non volevo far annoiare i lettori, però ci tenevo che tutti lo leggessero. Quindi ho scelto questa forma proprio perché il lettore legge un capitolo al passato sulla scena dell'incidente, un capitolo al presente, sulla vita attuale, in quel momento quello che facevo, in modo che abbia sempre l'attenzione viva il lettore per riuscire a leggerlo tutto fino alla fine. È vero, e poi serve sempre il conflitto in un libro e questo conflitto secondo me, cioè poi dimmi se ho ragione, questo conflitto secondo me ce l'hai proprio col dolore, nel senso che lo racconti ma lo tieni privato, cioè ci sono scrittori che ci vanno dentro con tutti e due i piedi, invece tu E l'hai raccontato quasi come una carezza, non so come spiegare, dimmi se ho ragione, una Sì, carezza di hai dolore. ragione, hai colpito nel segno. No, perché io ho iniziato a scrivere questo libro nel 2005, poi l'ho piantato lì perché non sapevo come andare avanti. Nel 2008 ho fatto il corso di scrittura creativa a Como e mi è servito davvero tanto, mi hanno aperto un mondo su come potevo continuare a scrivere. Nel 2005 io volevo parlare quasi prevalentemente della Croce Rossa, del mio servizio di volontariato, escludendo quello che mi era successo. Poi, per agganciarmi alla mia volontà di essere una volontaria, scusate il gioco di parole, ho iniziato a descrivere anche un pochino quello che mi era successo, ma non riuscivo tanto a parlarne, perché adesso io riesco a parlarne nell'intervista. Ma la mia prima presentazione che ho fatto l'anno scorso, ricordo che ero terrorizzata di andare in pubblico ad affrontare questo argomento, perché anche mentre lo scrivevo piangevo in continuazione, e quando io l'ho mandato all'editore per un semplice motivo: nonostante i concorsi alla scuola elementare, che ho vinto le borse di studio, mi piaceva scrivere, ho partecipato ad altri concorsi, non avevo in mente di renderlo pubblico. Perché poi, quando si diventa pubblici, chiunque può entrare in internet, scrivere il suo nome e viene fuori di tutto. Soprattutto il libro di cui io non volevo parlare in pubblico. È nata l'idea di mandarlo agli editori, è nata perché ho incontrato, prima proprio di pubblicarlo, una mia amica che non vedevo da tanto tempo, che è la protagonista del mio secondo romanzo che sta uscendo in questi giorni. Proprio oggi ho visto l'impaginazione definitiva con il mio editore, abbiamo scelto la copertina, quindi manca penso poco. E questa mia amica non la vedevo da molto tempo, e quando l'ho incontrata per caso sotto Natale a Como, quando c'è la città dei balocchi, quindi il secondo libro si apre sulla scena della città dei balocchi, periodo natalizio, che per me è bellissimo, e ho incontrato lei e le ho detto: ma scusami, è da tanto che sto cercando di chiamarti, dove sei finita che non ti ho più trovato? E ha iniziato a dirmi, a raccontarmi che ha avuto una brutta malattia, che non voleva vedere nessuno. Poi, parlando del più o del meno, mi ha chiesto se fossi disposta, perché lei sapeva che mi piace scrivere, se potevo scrivere la sua biografia. Al momento ci sono rimasta un po', perché io non ero una scrittrice, non avevo neanche pubblicato il mio. E ho detto: guarda, quello che mi stai chiedendo mi fa molto piacere. Cioè, una persona che ti chiede di scrivere la biografia, per me è una cosa bellissima. Il problema è che non lo so, non ho mai scritto e poi non conosco la tua storia. Ah, ma te la racconto io. Quindi abbiamo iniziato a vederci quasi una volta alla settimana. Lei vive da sola, andava a casa sua, andavamo a mangiare la pizza. Una volta alla settimana ho preso dei quaderni di appunti su quello che lei mi raccontava e ho iniziato a scriverlo. Era una storia un po' semplice, tipo quando ero piccola andavo in vacanza con mia nonna, ho detto: no, però guarda, devi darmi carta bianca, devo inventare qualcosa, perché i lettori una storia così non la mando neanche. Solo che nel momento in cui lo stavo scrivendo, e nel frattempo il mio era finito, ho detto: quasi quasi provo a mandare il mio a qualche editore, vediamo com'è la risposta. Perché se gli editori mi dicono: guarda, lascia perdere, non mi rispondono neanche, non mi metto neanche a scrivere il secondo perché non ho chance. E allora l'ho mandato. Al corso ci avevano detto di non mandarlo agli editori, i grandi editori, perché non lo guardavano neanche. E in effetti io
Io sono andata a guardare tutti gli editori e in ognuno c'era scritto non mandateci opere esordienti. Quindi poi sono entrata nel sito di Longanesi e Longanesi mi ha deviato sul mio editore. Noi non riceviamo opere esordienti, ma mandatelo pure a questo. Io l'ho mandato al mio editore, poi ho trovato dei concorsi letterari sulla Corriere della Sera. Ne ho mandati quattro e ne ho vinti tre. Cioè, tutti e tre ho vinto la pubblicazione. Nel frattempo, però, il mio editore però mi ha risposto subito. Dopo una settimana che gliel'ho mandato, che non era in concorso, che ha due editore, mi ha detto che il libro era bellissimo, volevano pubblicarlo. E voi potete pensare, io alle prime esperienze, come sono stata con te, cioè ho pianto per 2 giorni a dire me lo vogliono pubblicare. E allora ho accettato, il contratto era Questa volta bellissimo. lacrime di gioia qua. Sì, questa volta di gioia. E allora ho accettato e nel frattempo poi sono andata avanti a scrivere il secondo romanzo che adesso sta quasi per uscire. E in questo periodo di lockdown ho scritto il terzo che devo finire di correggere, devo correggerlo adesso, però ci vorrà un po' di tempo. Ecco, benissimo. Ah, bello, una bella storia. Anche perché, scusami, siccome abbiamo parlato l'altro giorno tra di noi, hai raccontato. Devi dire qualcosa, Armidina. Vai. Posso? Perché Sì. siccome ci sono i ritardi di audio, se no non so come fare. Allora, io, siccome sto leggendo un po' la chat di quello che sta, non so se voi riuscite a vedere cosa sta succedendo in chat, Ah, live. ecco, Allora, io sì, se mi grazie. permettete faccio una piccola pausa, Sì. scusate perché salutiamo Elisabetta che ti dice ciao Primula, tanti auguri per il tuo Ciao libro. Elisabetta, ciao, grazie. Poi c'è Antonio che ti augura una buona serata a Antonio è mio tutti, poi c'è marito, Marisa è mio Maria. marito che è qui con me. Allora, Antonio, ciao Antonio, Ciao. piacere. Ciao Antonio, ti conosceremo anche te presto. Allora, salutiamo Marisa, nostra sfogliatella del cuore, sicuramente con Giuseppe, nostro fotografo del cuore, li Ciao. salutiamo. Salutiamo quindi anche Barbara, nostra sfogliatella del cuore, anche lei che è riuscita a collegarsi. Siamo felici che tu sia qua con noi. Oh, meno Poi male. c'è Federica, Federica, ciao. saluta. C'è Francesco, ciao mitica ragazza. Poi Ciao. Non c'è so che io sono la Roberto. mitica. Poi c'è Roberto, ciao a voi, ciao Ciao Primula, sono Roberto, Roberto del Buono, grazie. c'è Samuele che ti saluta, Ciao Samuele. poi c'è Francesco, sì, questo non l'ho ancora detto, no, eccomi qua, Francesco che dice Ciao Francesco, sì, adesso sì. Barbara da Sì. Marmabrera, attenzione perché è come se fosse ancora a Napoli dove ho vissuto 31 anni, pieni di una città meravigliosa e di tante sfogliatelle. Io confermo perché io sono stata da... Francesco e Barbara mi seguono sempre nelle presentazioni. Grazie mille che anche Ecco, stasera ci siete. che ci sono e soprattutto tante sfogliatelle. Noi l'aspettiamo anche perché Val Madrera è vicina alla nostra zona, l'aspettiamo alle prossime presentazioni delle sfogliatelle. Poi abbiamo la nostra Michela del cuore, anche lei, che è di Mariano Comenze, nostra sfogliatella. Ciao Michela. Federica, che dice ciao a tutti, io sono di Varese, conosco Primula personalmente e ci assicura che sei bravissima, Federica Primula. è Ce l'ha una detto ragazza anche che fa Federica, quindi... bravissima, una Poi cantante, ha una voce bellissima. un'altra cosa che ci saluta anche Fulvio, che Fulvio, sì. è colui che ti accompagna spesso nelle presentazioni con il pianoforte. Esatto, Fulvio è il mio E pianista ufficiale e lo salutiamo tanto. Ciao Fulvio. lo E poi... salutiamo anche noi, ci sarebbe piaciuto insomma conoscerlo anche qua attraverso la sua musica, ma anche questo prossimamente avremo Sì, occasioni. io, ecco, lui è Ah, sempre Vincenzo. gentile, Fulvio, scusami, solo una parola, perché mi accompagna sempre, questa volta non è potuto esserci, ci sarebbe stato volentieri. Quindi io voglio ringraziarlo in modo particolare, Fulvio, perché lui ha una scuola di musica e per questo evento avrebbe regalato a tutti gli ascoltatori una lezione di musica di qualsiasi strumento. E allora io lo voglio dire lo stesso. Lui mi ha detto non dire niente, ma io lo voglio dire perché lui mi accompagna sempre e lo merita. È un bravo ragazzo. Quindi chi volesse iscriversi, cercatelo su Facebook a fare una lezione di qualsiasi strumento o canto. Nella sua scuola ci sono tutti gli insegnanti, tutti qualificati. Basta. Dove ce l'ha la scuola, Primula? Ecco, Ne ha due, una nel centro commerciale Serfontana a Morbo Inferiore in Svizzera.
e una in, a Melide. La scuola di Melide è molto bella. In questo momento di lockdown, che non si può entrare in dogana, Fulvio si è attrezzato e sta facendo le lezioni con tutti gli allievi italiani online. Quindi chi volesse imparare uno strumento o imparare a cantare, se lo cercate in Facebook, lui vi regala una lezione. Ecco, ci tenevo a dirlo, anche se lui mi ha chiesto di non dire niente di questa cosa perché non Ma sì, c'era. hai Però fatto bene. non l'avrei Hai detto fatto se ci bene. fosse stato, ma lo dico lo stesso perché è come se ci fosse. Ciao Fulvio. Grazie Ecco, Fulvio. Questa Armidina, è qualche domanda? Sabrina. Ciao Sabrina, grazie. Ciao Sabrina, anche la nostra Marisa, complimenti, sono ah no, Ciao Maria. l'abbiamo salutata prima. Sono soddisfazioni, sì, direi proprio di sì. Abbiamo Anna, che anche lei so, Anna Danielon, anche lei l'ho conosciuta poco Ciao Anna. fa in occasione della città dei Balocchi che hai citato poc'anzi. Un Sì. bacio prima, una bravissima, contenta Grazie Anna, ciao. Michela, contenta dell'intervista, meno male, insomma, anche Maria Laura, anche lei spogliatella, sempre presente, carinissima. Poi abbiamo Francesco, anche che grazie ci sarò, Barbara, firma così. Adesso dai, vi Alla rilascio Madrera. alla vostra intervista perché giustamente, insomma, abbiamo salutato tutti, salutiamo tutti quelli che anche ci guardano ma non ci scrivono perché sono un po' pigri e io direi di ritornare Un al po' libro. timidi. Ma non ci sono domande? Non ci sono domande perché io non No, la vedo domande la sul chat. libro no, io direi che però ancora siamo ancora. Ciao, ciao Sabrina, ha detto ciao Ciao ragazzi. Sabrina. Ragazze. Nostro Sabrina. No, allora, volevo dire un'altra cosa su questo libro. Cioè, io mi sono, per fare la tua intervista, ho messo giù 3 punti. Necessità, che è quello che ti ho detto prima, che secondo me è un libro necessario. Rinascita, perché non è un libro dolorosi, cioè strappalacrime, c'è tutta la tua rinascita, tutto il tuo ver, la tua allegria, la tua Ho simpatia. cercato di metterla un po' sul tranquillo. E poi c'è l'amore, Sì. ecco qua, c'è questo piccolo punto che in un libro ci sta sempre Perché in benissimo. realtà a me piacciono i libri d'amore, le storie d'amore, e non potevano mettercene qualcuna. C'è una storia molto bella, tra l'altro ambientata sul lago di Como, cioè a Brunate più che altro, tra Brunate e E Como Piazza Cavour, diciamo, e anche Piazza c'è un Cavour. po' di Piazza Cavour. E legato a questo c'è anche il piccolo aneddoto, se non lo so se lo vuoi raccontare, Sì, della scuola di certo. pittura con Raul Montanari, che sai che noi il divino Raul, noi amiamo Lavoro, Raul Montanari. lavoriamo. Ecco, io sì, lo racconto volentieri. Quando ho seguito il corso di scrittura creativa a Como, che sono sempre dei corsi che nel corso degli anni poi è diventato sempre più bello, più completo. Il mio era uno dei primi nel 2008 e mi ricordo che ogni settimana veniva uno scrittore famoso per insegnarci la sua tecnica, oppure si parlava magari una volta del racconto breve, un'altra volta dei dialoghi, insomma un po' di tecniche e ogni scrittore che veniva ci spiegava un pochettino il suo modo di scrivere e di approcciarsi alla scrittura. E, eravamo una ventina di persone, mi ricordo che l'insegnante ci ha detto: ragazzi, la settimana prossima viene Raul Montanari a tenere questo corso. E noi tutti esaltati, io lo conoscevo perché ho letto tutti i suoi libri, per me è bravissimo. E, portate qualcosa, ci hanno detto, qualcosa che scrivete voi, così lo sottoponiamo alla sua attenzione. Facciamo correggere secondo lui come l'avrebbe scritto, vediamo cosa vi dice. Solo che eravamo un corso di una ventina di persone, tutti che scrivevano racconti brevi. Io stavo scrivendo questo romanzo, ma non ero arrivata al capitolo, proprio sesto capitolo, il capitolo della signora Sophie. Allora ho chiesto all'insegnante: ma io cosa posso portare? Non ho un racconto breve. Se porto il romanzo che sto scrivendo, come fa a leggerlo tutto? È troppo lungo. Il racconto breve di solito sono un po' di fogli e mi hanno detto: porta un capitolo, così giusto per capire il tuo stile di scrittura, se può piacere o no. Allora io ho portato il capitolo della signora Sophie, che peraltro era quello che mi piaceva di più, che è quello di questa storia d'amore di cui stavamo accennando prima. E allora lui ha iniziato a leggerli tutti e quando è arrivato a leggere il mio, che ho tenuto per ultimo perché era un po' più consistente degli altri. Era un po' più lungo,
L'ha letto e alla fine mi ricordo queste parole che poi gli ho anche scritto quando il mio editore ha deciso di pubblicarmi e lui mi ha fatto i complimenti e mi ha detto: "Guarda, è bellissimo". E io stavo per piangere, io mi emoziono sempre. "È bellissimo", mi dice, "non correggere niente". Mi ha detto proprio queste parole, lascialo così, anzi voglio vedere come va avanti. E io gli ho detto, io sono arrivata qua, cioè era l'ultimo capitolo che ho scritto, non c'è un seguito, devo andare avanti, fa continua, continua, finiscilo perché è veramente bello. E allora io da lì ho finito, dopo aver finito il corso di scrittura, aver appreso molte nozioni tecniche che non conoscevo, ho deciso di finire comunque di scrivere il libro, anche se poi l'avrei tenuto per me. E poi dopo in seguito ho chiesto la pubblicazione, come ho detto prima, solo perché avevo l'altro romanzo da scrivere e ho detto inizio a mandare avanti il mio e vediamo come va avanti. Ed è andata bene, tutto sommato sono contenta. Ah, beh, scusa, poi detto da Raul Montanari, sai, Sì, se lo io dice lui. stavo per piangere. Prima gliel'avrei spedito, penso, il libro, no? No, non gliel'ho ancora spedito perché pensavo sempre. No, perché gli ho detto te lo porto una presentazione. E poi per una serie di motivi non sono più riuscita perché ha fatto molte presentazioni a Milano, anche quando è Ma venuta a tu sei Cantù. stato anche tu, eh? Sei stato a Cantù da noi. Anche quando è venuta a Comunque. Cantù da voi dovevo venire e quel giorno lì non so cosa mi è successo, non mi ricordo e non ce l'avevo proprio segnato, devo andare per forza e non ce l'ho fatta. Però so che lui adesso ha appena scritto anche un altro libro, comunque ci sarà modo di vederci, preferirei vederlo di persona. Sì, è vero, è tutta un'altra cosa. Vabbè, cambiamo discorso. No, a parte scherzi a parte, è davvero una persona molto, molto preparata e anche molto educata, molto carina, molto gentile. Mi sentite? Perché io non vi vedo, quindi non so se mi... Sì, Ah, ti ok, io sto sento. sparito tutto, non vedo nessuno. Primula, questa storia d'amore, ma non è una storia vera, cioè la tua fantasia, la storia fra la signora francese, c'è cioè una storia d'amore tra una signora francese, una ragazza francese e un ragazzo di Brunate, che poi, come succede spesso nella vita, prendono due strade differenti per tutta la vita. Possiamo dirlo, non vuoi svelarlo? Diciamolo, diciamolo. Vuoi dirlo Sì. tu? Sì, allora, sì, la storia della signora Sophie è proprio il capitolo di cui parlavo prima. È una storia di fantasia. È una signora che ho inventato io. L'ho inventata perché la signora Sophie incarna un po' il motivo per cui io poi, e quel messaggio che volevo fare passare ai lettori era il motivo per cui poi io ho deciso di diventare volontaria in Croce Rossa. Per poter soccorrere qualcuno. La signora Sophie incarna una serie di situazioni nelle quali io mi sono venuta a trovare. Mi ricordo una volta ero in vacanza, eravamo al ristorante e a un certo punto una signora è svenuta, una signora ben vestita, elegante, è svenuta e l'abbiamo vista tutti per terra, con le gambe per aria, col vestito sollevato. E dicevo, poverina, ma io non sapevo fare niente in quei tempi, non ero volontaria. E lì ho detto, se fossi stata capace, magari avrei potuto aiutarla. Poi mi sono capitate altre piccole cose di questo tipo che mi sentivo impotente di non saper far nulla. E allora ho descritto questa signora proprio per far capire il motivo, perché anche nel capitolo della signora Sophie io dico, se fossi stata capace di intervenire, magari anche solo con un massaggio cardiaco, saperlo fare, magari sarebbe morta lo stesso, perché poi alla fine lo dico, è morta. Magari sarei riuscita a tenerla in vita fino all'arrivo poi dei soccorritori veri e propri, però non ero capace di far nulla. Eravamo tante persone a guardarla e nessuno che riusciva a intervenire. Ecco, questa signora sì, l'ho descritta per questo motivo, per il servizio di volontariato, e poi ci ho ricamato sopra una storia d'amore, che è una storia che comunque piace a tutti, sta piacendo tantissimo, e forse più avanti scriverò proprio il libro di Sofì. Davvero, dai. Forse più avanti, sì. Sì, sarebbe una cosa. Queste storie mi piacciono tanto, infatti una storia simile svolta in periodi molto pregressi c'è anche nel secondo romanzo, una storia d'amore in tempi. Mi piaceva fare notare la differenza tra l'amore di un po' di anni fa, tipo la signora Sophie era innamorata di quest'uomo,
che poi era sposato e quindi non hanno potuto continuare la loro storia. Mi piace raccontare la differenza tra l'amore un po' di anni fa e l'amore odierno. Infatti, poi nella fine del romanzo racconto che c'è una ragazza che io soccorro perché alla fine sono diventata volontaria e sono capace di farlo, che è svenuta. E poi scopro che vive col suo ragazzo e stanno cercando di avere un figlio e è incinta, è svenuta perché è incinta, che la incontro in aeroporto al mio ritorno da un viaggio. Quindi ho voluto descrivere anche la differenza dei tempi, come l'amore si è evoluto. Diciamo, una volta era una cosa da tenere segreta, soprattutto in situazioni di questo tipo, oggi invece l'amore è libero, si cerca di avere un figlio al di fuori del matrimonio senza nessun problema, ben venga, nulla da ridire. Mi piace narrare proprio la differenza. Queste vite passate le ho vissute un po' con mia nonna, mia mamma, erano altri periodi diversi, dove mia mamma mi raccontava che non poteva uscire di casa. Insomma, allora sono cose che mi piace descrivere, mi piace metterle a confronto. Sì, e poi scegliendo la scrittura su due livelli temporali, alla fine ti riesce di fare il confronto, senza volerlo si fa, alla fine si Esatto. riesce a fare il confronto tra il ieri e l'oggi. E ti volevo chiedere anche un'altra cosa, tu non sei più volontaria, giusto? Per motivi di lavoro non riesci più, o sbaglio? Lavoro? No, purtroppo quando ho aperto il secondo ufficio mi sono resa conto che non ce la facevo a fare i turni perché il turno durava 7 ore e mezza. Adesso magari è cambiato qualcosa nel frattempo. 7 ore e mezza di turno per me voleva dire perdere una giornata di lavoro e con due uffici non ce la facevo più. Certo, avrei potuto andarci magari a sabato o la domenica, ma purtroppo anche la casa e tutto il resto è. Sicuramente, forse se mi accetteranno ci ritornerò più avanti quando andrò in pensione, non so. Volevo chiederti in questo periodo purtroppo di emergenza sanitaria, tu essendo poi al di fuori, come l'hai vissuta un po' questo shock? Ecco. È stato per tutti noi un po' uno shock, però tu che comunque quotidianamente, facendo la volontaria, ti trovavi ad affrontare un po' di situazioni non belle. Come hai affrontato questa emergenza? Io prima di tutto ringrazio tutti i volontari medici per quello che hanno fatto, che è veramente una cosa da ammirare, perché essere lì ed essere chiamati ogni 5 minuti su un caso Covid faceva comunque molta paura. Io l'ho vissuta, beh, il primo mese stando a casa, quindi ho chiuso l'ufficio, ho lasciato a casa le impiegate in cassa integrazione e sono stata in casa. Il mio lavoro di assicurazione, qualcosina si riesce a fare anche tramite internet. Prevalentemente ho seguito la parte amministrativa del mio ufficio, quindi commercialisti, consulente del lavoro, le paghe, tutti i documenti che legati al Covid sono usciti da compilare e viceversa. E poi mi sono dedicata al libro, però ho voluto anche dedicare una parte solidale a tutte le persone che come me sono state a casa. Cosa ho fatto? Perché la mia mente, io devo rimanere in compagnia, devo inventare, perché sennò sarei morta a stare in casa rinchiusa. Ho inventato la lettura del mio libro. Praticamente ho coinvolto una serie di persone che hanno voluto volentieri partecipare e molti che ci hanno scritto, qualcuno ha partecipato alla lettura. Ho fatto leggere un capitolo a una persona diversa, un paio di capitoli li ho letti anch'io per l'introduzione, uno nel mezzo e uno alla fine insieme a una mia amica collega di canto jazz. E, abbiamo letto questo capitolo, ma non una lettura a soltanto audio, una video audiolettura, come stiamo facendo adesso la conferenza. Quindi leggevamo riprendendoci in diverse situazioni, magari in casa, perché era a febbraio, marzo, faceva ancora freddo col cappotto piuttosto che fuori all'aperto. Ognuno di noi leggeva, c'era la mia insegnante di yoga che mi ha letto un capitolo mentre faceva yoga. C'erano varie persone che hanno voluto partecipare e abbiamo letto tutto il libro. Io l'ho regalato alle persone che come me erano a casa e volevano magari leggerlo, volevano ascoltarlo. L'ho fatto anche per i non vedenti, perché conosco molte persone non vedenti che volevano leggere il mio libro, però non ho potuto farlo tradurre in audiobook per una questione economica, perché avrei dovuto pagare una cifra molto alta e quindi non ho potuto farlo. Però
ho voluto regalarlo a livello solidale. Poi mi hanno detto, vabbè, ma se tu lo leggi magari non lo compra più nessuno perché l'hanno ascoltato. Io ho detto, non fa niente. In questo momento dove tutti hanno cercato di donare qualcosa, chi imprenditori che donavano soldi, chi donava le mascherine, chi donava non lo so, io ho voluto donare la cosa più bella che avevo in questo momento, era il mio libro. E allora ho voluto donarlo in questo modo, così hanno potuto ascoltarlo i non vedenti, hanno potuto vederlo, ascoltarlo e leggerlo tutti, e ho avuto veramente circa 20.000 visualizzazioni su ogni puntata. No, veramente è stata una cosa che mi ha dato molte soddisfazioni legato a quello. Poi tutte le persone che mi hanno scritto, che mi hanno ringraziato, che gli è piaciuto. E anche persone che poi hanno detto io adesso lo compro. Infatti ho visto le vendite in Amazon che sono schizzate in quel periodo lì, lo compravano via internet. Beh, Il certo. mio libro si trova comunque in tutte le librerie, si può ordinare in tutte le librerie di tutta Italia, sia in versione cartacea, Fantastico. anche in internet, anche in versione ebook. Chi lo volesse leggere e acquistare si trova tranquillamente in tutte le librerie e in internet. Perfetto. Ultima cosa, perché mi diceva Ilaria che stiamo quasi concludendo. Io forse ho fatto i 3 punti del tuo libro, però forse ne dovevo aggiungere un altro, adesso pensandoci, che è il quarto punto, la musica. Perché a te abbiamo parlato del maestro Rosa prima, Fulvio Rosa, perché c'è anche in questo libro c'è anche la musica. A te Sì, soprattutto la piace musica. cantare? A me piace cantare, amo la musica e in questo libro descrivo appunto questo pezzo jazz che è Autumn Leaves e lo descrivo in un momento dove praticamente è legato alla storia della signora Sophie, quando io ho visto, ho capito di non poter intervenire, ho visto quello che è successo a lei. Poi è arrivata l'ambulanza, l'hanno portata via, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ho trovato per terra una busta che era caduta dalla sua borsetta. Siccome avevamo avuto uno scambio di... Lei mi ha raccontato un po' della sua vita così, e mi è dispiaciuto tanto vedere quella scena dove io non sono stata capace di soccorrerla. Però ho visto questa busta e l'ho raccolta e c'era scritto il suo nome, per Sophie. In quel momento io ero triste, stavo piangendo perché l'hanno portata via in ambulanza. Allora ho portato a casa la lettera e mi sono seduta nella mia sala da musica dove ho degli amplificatori a valvole, si sente bene. Ho messo questo disco sul piatto, che è un vinile, un 33 giri di Errol Garner, e ho ascoltato questo pezzo. E nel libro descrivo questo pezzo. Siccome a livello musicale non sono molto brava a fare le recensioni di un pezzo jazz, avevo chiesto se qualcuno potesse aiutarmi, ma non ho trovato nessun aiuto. Allora, visto che comunque ho studiato musica, me lo sono riascoltato forse 40 volte questo brano per cercare di trovare l'essenza che ho descritto poi in questo capitolo. Cioè, ascoltando proprio il brano, le note, le sensazioni che dava, quello che provavo io. Ed è quello che ho descritto poi nel capitolo. Sì. Infatti è bellissimo perché poi fai il paragone fra i tasti e il mare in Sì. tempesta. È E bellissimo. Io poi adoro il adesso, jazz, adoro i vinili come te, se quindi ci ti fosse stato capisco. Fulvio, di solito in questo punto qui lui mi suona Autumn Leaves, che comunque gli viene benissimo perché è molto bravo. Beh, ci credo, un maestro, ma lo conosceremo prima o poi, dai. Dai. Milina, devi chiedere qualcosa. Hai chiesto per i sorcini? Perché mi ha fatto una testa così che ti devo fare la domanda sui sorcini. Aiuto. Allora, Sì. oggi mentre sistemavo la cucina mi sono sentita un po' di Renatone perché io Ah, veramente da sorcina, sì. quando ho iniziato a leggere il libro, la prima cosa, apro, vedo. E leggo un Sì. pezzo firmato Renato Zero, cioè ho detto, oddio, qua ce abbiamo una sorcina davanti, perché vabbè, un grande Certo. poeta contemporaneo, Oh. uno dei pochi che mi ha catturato così tanto a livello musicale, perlomeno nel panorama italiano. Dico pochi, in realtà non è vero che sono pochi, sono parecchi di più, però È quello vero. è il caposaldo, perché è proprio un poeta in musica, ci sono dei Sì, testi che io certe volte, anche oggi a non sentirli, ascolto.
mi viene proprio la pelle d'oca, no? Amo Quindi. molto Renato Zero, non ascolto solo jazz, ovviamente neanche classica che ho studiato per tanti anni, anche la musica contemporanea, la musica leggera mi piace moltissimo, ho anche io i miei autori che amo, adoro, uno di questi è Renato Zero, e Nei giardini che nessuno sa, il pezzo di cui parlo proprio in apertura, è un brano che quando lo ascoltavo mi veniva sempre in mente proprio il mio soccorso in Croce Rossa, perché ascoltandolo bene parla anche di persone che non ce la fanno più, persone che sono in situazioni un po' tristi, e quindi ho voluto proprio dedicare anche a lui una piccola strofa del suo pezzo, che mi ricordava molto, era molto, andava molto in concomitanza con la mia esperienza in Croce Rossa. Bello, bello. Ascolta, io Perfetto. l'ultima cosa vi volevo dire che allora qua abbiamo addirittura un saluto da Pisa, questo lo devo perché qua ho Raffaella che la saluto perché so che lei ora è anche connessa, sta per partire da Cape Canaveral che è una fissata Ciao! appassionatissima di astronautica perché sta per partire il lancio di SpaceX, quindi. L'ho detto, però giustamente prima ci si collega con Primula. Abbiamo anche Federica che ti dice: è stato un onore leggere un capitolo del tuo libro Federica, e ti infatti, ha letto un ringrazia. E capitolo e l'ha poi letto abbiamo anche peraltro benissimo. Francesco. Benissimo, quindi siamo curiosi, l'andrò a ricercare. Poi c'è Francesco che ti dice: riesce sempre a portarci mano nella mano nei suoi pensieri con una leggerezza meravigliosa. Meravigliosa, la stessa Grazie, leggerezza e Francesco delicatezza, è come avete dolcissimo. detto, che ho provato leggendo il libro, anche nei passaggi più dolorosi. E vabbè, adesso io ringrazio, mi vengono lacrimoni, la biblioteca di Cermenate che ci dice che le sfogliatelle sanno tirar fuori il bello di chi intervistano. E questo io ringrazio in Infatti. particolare Alida perché lei che è la grande nostra lettrice perché ha la capacità poi di scrivere delle recensioni molto belle e ha questa capacità di tirar fuori dei libri, cioè va sempre nel profondo e Adesso mi quindi fai piangere. vabbè, No, la ringrazio. sia Alida che anche Armidina, tutte e due siete meravigliose, sempre veramente bravissimi. Grazie, grazie a Niente, voi, grazie quindi a voi. Grazie. se qualcuno dei collegati che ci stanno guardando e spero che siano rimasti contenti di questa prima nostra intervista, che ha voglia di fare una domanda magari diretta a Primula, se ha voglia di non so, sul libro, su quella che è la sua esperienza di scrittrice, di Croce Rossa, Sulla o musica, quello che insomma che non ritiene siano domande di non difficili, fatemi non delle domande difficili, facili. una domanda a traversetto. Vabbè, noi la mettiamo così, cioè noi l'abbiamo detto, se qualcuno vuol dire qualcosa ce lo dice. E se no, niente, dai, cioè le domande, Forse insomma, al limite possono comunque, c'è il profilo di Primula su Facebook, giusto? Quindi casomai ti sì, su possono Facebook. fare delle dirette, domande Sì, indirettamente, mi trovate su dai. Facebook, su Instagram, dappertutto, insomma, sui social. Ok, dai. Allora, io E direi, vediamo un anche, po', aspetta, vado scusami, su. Milla, Vai, Milla, c'è vai, anche la vai, vai. pagina di Accade tutto in un attimo, giusto, Sì, Primula? esatto, ho creato anche la pagina Facebook che si chiama proprio Accade tutto in un attimo, dove vado a raccogliere qualsiasi cosa inerente ovviamente al libro. Quindi ho iniziato a scrivere una rubrica dove tutte le persone che mi scrivevano quando lo leggevano, le ho raggruppate tutte lì, metto tutte le presentazioni, tutte raggruppate in questa pagina. E qualsiasi evento che le presentazioni che faccio o che dovrò fare, così la gente che vuole partecipare sa dove trovarmi. Sì, la pagina è in Facebook, si trova facilmente ed è proprio, si chiama come il libro. Inoltre, chi volesse scrivermi o sui social, ho creato anche un indirizzo di posta elettronica che si chiama come il libro, quindi accade tutto in un attimo. @gmail.com. Quindi Perfetto, quindi le facilissimo, domande le mandiamo mi lì. scrivono persone che vogliono farmi delle domande o sui social o anche se volete scrivermi sulla Perfetto, mail, risponderò a tutti. Primula, io ti allora io direi ringrazio ora Gabri che ci tantissimo. siamo. Ringrazio tantissimo Primula, ringrazio la biblioteca, poi lascio chiudere ad Armidina.
Ringrazio tutti. In un attimo è finita questa bellissima intervista. Niente, speriamo di vederci presto fisicamente, di Davvero, persona, in ci presenza tengo. proprio. Con le sfogliatelle siamo in debito con te, quelle da Io vi mangiare dopo. ringrazio tantissimo. No, sono io che ringrazio voi e la biblioteca perché mi avete invitato e sono stata contentissima. Veramente, essere presentata da voi per me era uno scoglio da raggiungere. Adesso Addirittura. ve lo posso dire, sì. Grazie. Grazie infinite. Lascio la parola a Milla per i saluti. Ti saluto, Primula. Un abbraccio. Grazie, un bacione, ciao. Milla, dov'è? Grazie a tutti per Ecco. essere stati con noi. Grazie a Lida, appunto, che mi ha passato la parola. Grazie Primula, grazie alla biblioteca di Cermenate. E io ringrazio tutti coloro che si sono collegati, che ci han seguito fino adesso. Ci saranno probabilmente altri incontri per il Maggio dei Libri con gli autori. E noi poi con la biblioteca di Cermenate ci troveremo nel gruppo di Skype, con il nostro gruppo di Sky Le Co, perché parleremo di Cime Tempestose, un grande classico, un grande romanzo di Emily Brontë, che vedremo, leggeremo anche con delle traduzioni diverse. L'ultima uscita della nostra, io dico della nostra perché abbiamo avuto l'opportunità di incontri con i traduttori. Quindi io grazie veramente a tutti, grazie Primula ancora, Armidina, prima di tutto. scusami, c'è una domanda di Barbara, ci dicono dalla regia. Ah, ecco perché ora non me lo vedevo. Allora, Barbara ci dice: allora, aspetta, 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 rivado a recuperare. Ah, grazie, le sfogliatelle sono favolose, ma quelle da mangiare, no, anche quelle che fu cogliono, dai. No, perché siamo coinvolti. Grazie, Raffaella, Raffaella, poi vabbè, dai, ti faccio un regalo. Francesco mi dice che appena pensi di metterti anche a dipingere, facci sapere. Attenzione, Primula, ti tocca anche dipingere, Ma giusto? io so dipingere, infatti con Ecco. Fulvio abbiamo letto Il piccolo principe per i bambini, io ho fatto tutti i disegni in formato lavagna, tutti a pastello, i disegni, le canzoni cantavo, disegnavo, leggevo, insomma un po' di tutto. È stato Ma bello sei imparare. creativo, Primula, sei una creativissimo. relatata, un artista a 360 gradi. Poi Barbara ci chiede un consiglio su un bel libro d'amore da leggere quest'estate. Ce l'hai? Ce l'hai da consigliare? La Barbara ce lo chiede. Oltre al mio, intendi Eh dire? Sì. beh. Beh, sì, beh, libri d'amore ce ne sono tanti. Uno, un titolo, spara un titolo che ti è rimasto nel cuore. Allora, Quella storia del cinese sì, giapponese. dammi il titolo. Sto pensando a un libro che è una storia tra una ragazza cinese, Il gusto proibito dello zenzero. Ah. A me è piaciuto tantissimo. Adesso perché sono Il emozionata, gusto mi viene in proibito mente dello solo. zenzero, Sì. Barbara. Ok, poi Roberto dice grazie, bellissima iniziativa, ciao e buona serata. Insomma, io direi che abbiamo avuto un bel. Aspetta, aspetta, perché ci sono altre cose. Oddio, però Non Barbara, vi le lasciamo consiglio più La ragazza stasera. delle Bello, arance di Gardner. anche Barbara, quello è non bello. vi lasciamo più e la Barbara ringrazia. Sabrina ci dice che bellissima presentazione, che bello ascoltarvi. Oh, che bello! Ora io mi emoziono. Grazie, Primula, grazie ancora, dai. Anche Mirella, grazie, ti siete auguro una sempre. buona serata. Auguriamo una buona serata a tutti. Grazie Stateci a tutti gli bene. ascoltatori. A Grazie, alla presto. prossima. A presto. Grazie. Grazie. Ciao.